cucina. Oggi vi propongo marmellata di zucchine genovesi. Vedete quanto è bella questa zucchina? Stamattina me l'hanno portata a prima mattina, me l'hanno regalata. Io già qua mi sono portata avanti e l'ho tagliata. Comunque, togliamo il gambo, sotto ne togliamo pure un pochettino e togliamo la buccia. Dopo averla sbucciata, l'ho tagliata. Vedete, ci sono dei semini qua, questi li dobbiamo togliere. Se non li volete buttare, li frullate con un'altra zucchina e fate il pesto, che viene buono. Anche se queste sono belle morbide comunque, sono ancora tenerissime perché sono le prime. E poi cominciamo a tagliare a cubetti. Mettiamo tutto in una ciotola e poi proseguiamo. Ho tagliato 2 kg di zucchine a cubetti, per cui per 2 kg ci vogliono 500 g di zucchero, praticamente ogni chilo 250 g di zucchero. Mettiamo lo zucchero in una pentola e aggiungiamo le zucchine. È molto semplice da fare. Ora accendiamo il fuoco e poi vedete che si forma tutta l'acqua, sia con il liquido che buttano le zucchine che con lo zucchero. Praticamente la marmellata poi è pronta quando il liquido si asciuga. Poi vi faccio vedere quando forma il liquido, ve lo faccio vedere. Ecco, guardate quanto acqua ha buttato, c'è tutta l'acqua che c'è, vedete? Quasi a coprire la zucchina. Ed ora noi mettiamo il coperchio, non c'è bisogno di girare sempre. Poi all'ultimo, quando vedete che l'acqua quasi si sta asciugando tutta, poi mescoliamo un pochettino. Ma per ora la potete lasciare tranquillamente così con il coperchio. Ci vediamo dopo. Ecco, vedete com'è diventata la mia marmellata. È già perfetta, pronta da invasare. Però prima metto un cucchiaino di aroma estratto alla vaniglia. Se non l'avete potete mettere un bacca di vaniglia e semi. La faccio andare proprio un altro minutino in modo che si assemini. Oppure potete mettere quello che avete. Anche la cannella va bene. Un cucchiaino di cannella. Io questa volta ho voluto mettere questo. Ancora calda, la incominciamo ad invasare e poi mettiamo i vasetti a testa in giù. Bene, dopo averla invasata chiudete e mettete così a testa in giù. Poi la coprite con un pile e la fate raffreddare completamente. Quando è fredda la potete mettere in dispensa, questa per tutto l'anno va bene. Io ad esempio ci faccio dei dolci siciliani, oppure potete riempire delle torte, è buonissima, anche crostate. Io, come avete visto, io non l'ho frullata, ma comunque questa genovese, siccome è bella tenera, i pezzettoni già si sono sfaldati. Bene, io mi auguro la ricetta vi sia piaciuta. Ora che è il tempo delle zucchine, ne possiamo fare tanta. Io difatti poi continuo a farne. Un bacione da Francesca Salvatore, è tutto, ciao, alla prossima.